Questa è la sesta volta che ho l'onere e l'onore di intervenire come relatore in questa sessione di bilancio e visto che sono eletto da 6 anni ho ritenuto opportuno depositare come relazione un estratto della pronuncia della Corte dei Conti perché intanto è un ente a sé, non politicizzato, ma che negli ultimi 2 anni mette in evidenza diverse criticità che noi come gruppo avevamo già affrontato nella passata legislatura, nel primo mese subito dopo le elezioni, cercando di far chiarezza su un aspetto che purtroppo Regione Liguria si trascina da diversi anni, chiedendo e non ottenendo una commissione d'inchiesta su Arte. E la Corte dei Conti ci dice che questa famosa operazione di cartolarizzazione immobiliare, che appunto riguarda Arte e fa riferimento a una delibera di giunta regionale, la 634 del 2020, adottata a seguito del deposito della decisione di parifica relativa all'esercizio del 2019, quello che dicevamo noi lo dice anche quest'anno la Corte dei Conti, ritenendo che Regione con questa operazione, oltre ad aver eluso l'obbligo del divieto di indebitamento per finanziare spese correnti, posto che ha finanziato il disavanzo sanitario del 2011 con l'indebitamento, continuando a non rappresentare il debito derivante dall'operazione di cartolarizzazione del 2011 nel proprio bilancio. Quindi la Corte sostiene che si viola palesemente e reiteratamente il principio di trasparenza sui bilanci pubblici, che è un argomento toccato anche dal collega Sansa. Quindi solo con una fedele rappresentazione delle poste la Regione adempie al dovere di trasparenza sui bilanci pubblici ed in particolare sul punto la Corte afferma: occorre ricordare che il bilancio è un bene pubblico nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia all'individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività e da sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la specificazione delle procedure dei progetti in cui prende corpo l'attuazione del programma, che ha concorso a far ottenere l'investitura democratica e le modalità di rendicontazione di quanto realizzato, costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci. Inoltre viene anche, e l'avevamo sottolineato in una seduta di commissione, un aspetto sugli investimenti e sul fondo strategico regionale, perché con la delibera 64 del 23 luglio 2020 riguardante appunto la parificazione del rendiconto generale del 2019, la Corte dei Conti dispose di chiedere il parere alla Commissione dell'Unione Europea per accertare con riguardo al finanziamento dell'operazione di aggregazione tra IRE SPA e la Insediamenti Produttivi Savonesi IPS, l'eventuale sussistenza di fattispecie suscettibile di integrare un aiuto di Stato. Tra l'altro ci viene ben riportato nella
relazione della Corte dei Conti che questo il milione di euro che è stato appunto passato da tramite FIRS tra IRE e IPS appare come un accantonamento presente nel risultato di amministrazione, come vi dicevo, pari a 1 milione di euro. Quindi il trasferimento effettuato da FIRS nel corso del 2020 a Regione Liguria a fronte della criticità rilevata nel trascorso giudizio di parificazione, posto che si ribadisce il soggetto beneficiario dell'aiuto di Stato non è consentito, è stata la società IPS e non la società FIRS. Quindi su questo punto anche la comunque Corte si riserva di avere anche un parere da parte della Commissione europea e chiede praticamente di far luce su questo passaggio, perché tra l'altro la società non esisterebbe neanche più e quindi c'è un aspetto abbastanza lacunoso su questo. Inoltre noi votammo, anzi fu modificata una legge regionale nel 2019, dove anche quest'anno la Corte dei Conti suggerisce una modifica a quel testo, e mi riferisco alla parte riguardante alla spesa del personale. Il passaggio al quale mi riferisco è quello che tratta la possibilità di raggiungere, di effettuare le partenze da parte dei dipendenti regionali da un aeroporto che non sia quello del capoluogo di regione. La Corte suggerisce, e quindi mi permetto di suggerire e di provare a modificare questa parte della normativa che appunto votammo nella passata legislatura, di tener conto il principio generale della maggior economicità vigente in materia di trattamento di missione. Quindi il suggerimento alla modifica è quello di inserire nelle disposizioni in esame la necessità della comparazione tra i costi complessivi delle diverse opzioni di partenza dagli aeroporti interessati, che tenga conto del prezzo dei voli per le rispettive tratte interessate, pur aggiungendo i costi dell'eventuale trasferimento presso l'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. Quindi è un invito a correggere una norma per evitare ulteriori oneri alle casse pubbliche dell'ente. Sulla sanità sono anni che assistiamo a una continua, che ormai tutti quanti la chiamiamo così, fuga, una continua fuga verso altre regioni, tant'è che negli ultimi anni il dato era aumentato notevolmente. Il dato che invece riguarda il 2020 vede un miglioramento, ma è un miglioramento dovuto al fatto che con i vari lockdown, con le varie zone rosse e quant'altro, molti nostri concittadini non hanno raggiunto altre regioni che invece in passato raggiungevano per farsi curare. Il dato comunque non è di poco conto, perché si attesta a 51 milioni e 550 mila euro circa. Tra l'altro anche in questa sentenza, relazione della Corte dei Conti,
si afferma che il sistema sanitario risulta essere poco attrattivo, presentando costantemente saldi della mobilità negativi, e quindi ci sono costanti risultati. Però colleghi, scusate, quindi ci sono costanti risultati economici negativi, e tra l'altro la comunicazione che abbiamo avuto sul netto miglioramento dei conti, senza offesa a nessuno, ci tengo a ribadirlo, io la sintetizzo così, mi sembra un po' stata presentata come un giochino delle tre carte, ecco. Però poi sicuramente durante la giornata entreremo nel merito e potremo anche spiegarla un po' meglio. Io adesso sto andando veloce perché, vista l'ora e la scarsa attenzione, non mi sento diciamo così tanto stimolato di andare avanti nella relazione, però mi sembrava giusto portare in aula una parte, un estrapolato della pronuncia della Corte dei Conti, perché magari qualche cittadino riuscirà a vederla, a leggerla, anche perché tante cose per diciamo i comuni mortali sono delle perfette sconosciute. Anche noi abbiamo presentato delle iniziative, ordini del giorno e un emendamento, vedremo come andrà la discussione in merito. Sono tutti chiaramente fatti per essere costruttivi al dialogo, soprattutto comunque portare nel nostro piccolo dei miglioramenti a tutti i nostri concittadini. E niente, che dire, Presidente, io sono stato sintetico perché lo stimolo è quello che è. Mi riserverò durante il dibattito di aggiungere altre cose, grazie.